Buongiorno a tutti, vi ringrazio di cuore per aver deciso di seguire questo canale e vi invito per aiutarmi a farlo crescere, a mettere mi piace, condividere i video e condividere il link al canale con i vostri amici. Il messaggio angelico di oggi è un messaggio che potremmo intitolare Amici o nemici? Cioè, sono una serie di consigli che gli angeli vogliono darci oggi per aiutarci a discernere nel momento in cui ci troviamo stressati dalla realizzazione di avere delle difficoltà intorno a noi e di non riuscire a comprendere quali siano le persone a cui poter chiedere aiuto. Perché ci troviamo in una situazione di essere confusi nell'interpretare il ruolo di ogni singola persona nella nostra vita. Ci sono dei momenti in cui, lungo il percorso, può accaderci qualcosa di personale che un attimo cambia le dinamiche tra noi e le persone che abbiamo intorno. Eventi importanti che possono cambiare la nostra percezione degli altri o cambiare la percezione che gli altri hanno di noi. È per questo che gli angeli vi invitano oggi a dare più spazio e dare più importanza al vostro intuito. Come si fa ad esercitare il proprio intuito? È molto semplice, innanzitutto bisogna avere più fiducia in quello che è l'intuito. Ciò che risiede dentro di noi, magari quella morsa allo stomaco che ci prende quando qualcosa o qualcuno ci trasmette un'energia che è un pochino fuori allineamento, ecco. E un altro strumento per aiutarci a connetterci, in questo caso, con la nostra anima e con il nostro sommo bene, è la meditazione. Anche coloro che non hanno trovato il loro modo per meditare o non riescono con i metodi che alcuni hanno proposto per avvicinarsi a questa pratica che aiuta il nostro sviluppo spirituale, vi invito a cercare su questo canale delle meditazioni guidate. Vi metterò il link in descrizione affinché possiate provare i metodi che vi suggerisco e se non vanno bene questi vi invito a cercare altri perché ci sono altre persone su YouTube o su internet in generale che magari hanno quel metodo che può essere utile a voi. Non smettete di cercare perché la meditazione è qualcosa che apre molte porte, ognuno di noi si merita di trovare il giusto metodo che lo avvicini a questa pratica. Un'altra cosa sulla quale gli angeli pongono l'attenzione è che c'è una persona che vi è più cara, che vorreste che abbia un ruolo maggiore nella vostra vita da un punto di vista sentimentale o già lo ama, vi sembra un pochino a livello intuitivo non riuscite a cogliere questa persona. Che posto ha nella vostra vita, ma non per quanto riguarda i vostri sentimenti, per quanto riguarda ciò che prova questa persona. Gli angeli, ecco, stavo ascoltando, gli angeli mi dicono che c'è qualcosa che ancora non riuscite a percepire. Per questo vi invitano a esercitare il vostro intuito e a meditare. Perché siete delle persone tendenzialmente intuitive, ma per quanto riguarda questa persona, e nel caso delle donne, molto, molto forte sento che è un uomo per il quale avete dei sentimenti. Cercate di meditare, di esercitare il vostro intuito perché al momento, quando si tratta di questa persona, il vostro giudizio è offuscato. E questo ovviamente non sarà così per tutti, ma per coloro che con quello che dico io hanno conferma a un loro sentire, è questo il caso. Un'altra cosa per cui gli angeli vi invitano a meditare è il fatto che attualmente siete molto frustrati perché vorreste andare avanti su un progetto che mi dicono è di lavoro, o se non è proprio lavoro è qualcosa di simile, magari è un progetto benefico, però comunque un progetto è qualcosa di strutturato sul quale vi serve aiuto, vi serve collaborazione perché
Voi vorreste eliminare da questo progetto le persone che vogliono tenere una facciata, una maschera. E per farlo, per capire chi è davvero in questo progetto per un motivo valido e chi invece vuole stare in questo progetto solo per interesse, anche lì avete bisogno di accedere al vostro intuito. E il modo migliore per farlo è meditare, esercitate la vostra intuizione. Su questo canale trovate anche alcuni esercizi. E sono in inglese in questo caso, cercherò di farne altri in italiano per esercitare il vostro intuito, cioè scegliete un numero e vedete se quel numero corrisponde alla vostra situazione e vi esercitate fin quando il vostro intuito non si affina. Non mollate perché gli angeli dicono che siete sulla buona strada e che la vostra buona volontà darà i suoi frutti. Vi abbraccio tutti e vi auguro buona giornata. A presto! Vi ricordo di condividere, mettere un like e condividere il link al canale perché mi aiuta tantissimo a continuare a darvi questi contenuti. Buona giornata a tutti.